Oggi andiamo a sbloccare tutte le ricompense of the pass nel modo più veloce, ragazzi. Il numero di stelle varia in base al round nel quale perdiamo. Poi giocatelo comunque il round e provate magari qualche trick. E si comincia subito così, con uno spinatino epico o superiore. Magari mi esce la speciale, il content fa fermo, un attimo di infarto. Oh, leggendaria, leggendaria, ragazzi, leggendaria, hai capito? La equipaggiamo subito. Ottime vibes per cominciare questo video. Benvenuti tutti. Oggi andiamo a sbloccare, come promesso nel video precedente, tutte le ricompense of the pass nel modo più veloce, ragazzi. Ho già fatto un video tempo fa, ve lo ripropongo perché magari qualcuno l'aveva visto, perché magari qualcuno come me vuole sbloccare la nuova emoji, quella dell'abbraccio, super velocemente. E c'è qua Fer che vi spiega tutto. È molto molto semplice, il concetto è molto molto semplice. Cominciamo la partita. Nel frattempo vi spiego tutto. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, easy peasy. Quando voi giocate a Stumble Guy e concludete una partita, ottenete dei punti. Questi punti sono, vabbè, la corona se vincete, i trofei, che sono più alti ovviamente a seconda di quale round riuscite ad arrivare, e l'esperienza, che fa aumentare di livello. Però a livello 20 già abbiamo bello che finito, nel senso che ci sono solamente 20 livelli su Stumble, come saprete. E poi ci sono le stelle. Le stelle sono quei punti che ci fanno andare avanti col pass. Guarda quello là, quel ninja rosso, che fortunato, mannaggia lui. Ok, che poi è un samurai, ma dettagli. E questa lobby qua la vedo già un po' troppo skillata. Eccola, va bene, va benissimo. Vedo già un po' troppa gente con le emoji, con le cose. Vabbè, va bene, va bene, va bene, va bene. Guarda un altro con le emoji, ciao. Guarda un altro con le emoji pure, ciaone proprio. Queste stelline sono quelle che ci servono effettivamente per il pass. Quello che dobbiamo fare noi è cercare di ottenerne il più possibile, perché più stelline facciamo, ragazzi, più riusciamo a fare soglie prima riusciamo a completare il pass. Praticamente il numero di stelle varia in base al round nel quale perdiamo. Se non perdiamo, ad esempio, arriviamo primi, ok, quindi facciamo anche la corona, ci cucchiamo la bellezza di 35 stelle, ok, che è ovviamente il massimo. Se perdiamo al round prima, quindi in finale, ok, al terzo round, ci facciamo la bellezza di 30 punti, ok. Attenzione qua, che tirano tutti quanti i pugni, ragazzi. È abbastanza caliente la situazione. Attenzione, mi fa un po' paura. Mi fanno un po' paura, sincero. Se invece perdiamo al secondo round, ragazzi, faremo 25 punti. E se perdiamo invece al primo round, faremo la bellezza di 20 punti. Beh, insomma, qualcuno di voi ci sarà già arrivato. È totalmente sproporzionato questa divisione. No, ragazzi, io non me la rischio facendo le emoji a qualcuno che poi mi faccio dei nemici. E infatti, finiamo la partita così. È totalmente sproporzionato. Cioè, ogni round che vado a vincere faccio 5 punti in più. 20, 25, 30, 35. Se io ogni partita la perdo, invece, ottengo sempre i 20 punti che faccio con il primo round. Quindi, ragazzi, come vi farò vedere dopo questa partita, che sto giocando seriamente solo per, insomma, farvi il commento. Attenzione qua. Aspetta, che ci sono delle ottime vibes. Comunque, perdendole tutte apposta, ragazzi, come avete capito, No, ho sbagliato tantissimo. Veloce, chicco. Ok, schiva, buono. No, perdo. Niente, raga, è andata questa. Perdendole tutte quante apposta, faremo 20 punti a botta, ragazzi. 20 punti. Adesso vi faccio vedere, appena mi toglie sta schermata di Gino. Abbiamo capito che Gino ha vinto. Ecco, vedete, mi dà 30 punti. Ok, perché mi sono arrivato fino al terzo round. Ma, guardate bene, io con 30 punti ho giocato 3 round e mi faccio praticamente circa metà di questa soglia. Invece con 2 sconfitte io la soglia me la finisco tutta, e ci metto anche molto meno tempo. Vi faccio vedere al volo Tilefall, ragazzi, quindi una cosa anche abbastanza veloce. Poi ovviamente io posso anche velocizzare il tutto, cioè posso dare una mano ai tipi per concludere il primo round. Vabbè, così non è che vi ho dato molto una mano, però vabbè, volendo posso, insomma, sacrificarmi per la patria. Cioè, ma non mi succede mai una cosa così in Tilefall. Ho sbloccato tutte quante le caselle. Vabbè, comunque mi sono sacrificato per la patria. Finisco nel round, io perdo apposta e faccio, guardate un po', non ho cliccato il tasto termina, e occhio a cliccare i tasti termina, perché sennò vi rallenta molto tutto il discorso delle schermate, eccetera eccetera. Ecco, mi faccio 20 punti. Cioè, capite che è totalmente sproporzionata sta cosa, ragazzi. Ovviamente mi rendo conto che può essere anche un po' noioso stare lì a non fare niente, letteralmente, ok? Quindi io vi do un consiglio aggiuntivo in questo video, che nello scorso l'avevo comunque fatto ma non l'avevo precisato. Cioè, voi giocatelo comunque il round, ok? Giocatelo comunque e provate magari qualche trick, provate qualcosa di strano. Non so, tipo,
faccio un esempio. Adesso proprio faccio un esempio totalmente randomico. Voglio provare ad andare su quel, su quella roba lava blu. Ok, vediamo un po'. Tac, ci riesco. Tac, guardate, c'ho pure la top screen. Aspetta, voilà, easy. Sto cazzando, lo so benissimo. Faccio un 360, va bene. Voglio provare questo trick. Guardalo qua. Voilà, provo dei trick nuovi, vedete? Molto easy. Provo un altro trick ancora più impossibile. Aspetta, provo questo. Ok, qua, no ragazzi, questo, niente. Tanto il round finisce, termina la partita. Mi faccio altri 20 punti. Molto tranquillo, ragazzi, no, mi sono sbloccato la soglia. Visto? Quindi, io adesso, dritto come, proprio come un mulo, senza guardare niente, ragazzi, comincio a fare tutte queste partite lose. Ok, ovviamente vi faccio un taglio, magari vi farò una parte velocizzata. E magari vi faccio una parte velocizzata, qualche minuto di parte velocizzata. E poi, raga, ovviamente vi farò un taglio. Ci becchiamo direttamente alla fine con tutte quante le soglie sbloccate. Ovvio, uno può anche giocarsela tranquillamente, farsi le sue corone, nessuno lo vieta. Però capite bene che è così, è tutto un altro paio di maniche, perché si va molto più velocemente. E io al momento attuale ho bisogno effettivamente delle emoji. Quindi lo scopo deve essere quello, per un player come me, di sbloccare tutto il pass il più velocemente possibile. Signori, voilà, appena completato il pass, come potete vedere, tutto finito, bello bello. Abbiamo anche l'emoji dell'abbraccio, che vado a prendere tra pochissimo, don't worry. Anche se in realtà vorrei proprio farci un video dedicato, perché vorrei fare una roba che aspetto di fare da tantissimo tempo su questo gioco. Adesso comunque facciamoci l'ultima partita con due emote, ok? Quindi adios, account not pay to win. Ho messo questa skin del pugile, vai, subito una bella emote, va bene, per volare di sotto ovviamente l'emote. Sì, però magari giochiamo un po' decentemente, perché qua ragazzi ci rimaniamo giocando così. Attenzione, facciamo uno, via, voilà. E intanto vi chiedo, vi potrebbe piacere un video dove spacchetto tutte le ricompense che abbiamo ottenuto con questo video? Quindi tutto il pass in un solo video. Andiamo intanto in Cannon Climb per il secondo round. Attenzione, perché non mi piace molto qua la situazione. E infatti, ok, via, siamo di qua. Attenzione alla palla di cannone. Andiamo di qua, scivolatina molto pulita. No, molto pulita la palla di cannone che mi sono preso in faccia, in realtà. Giampettino, lì non conviene passare. Facciamo una robetta like this. Ok, guarda quello che ninja del villaggio della foglia, ragazzi. Ok, buona, si vola. Siamo quinti, va bene, ci sta. Andiamo in finale, ragazzi, e vediamo se per caso concludiamo sto video proprio facendoci la firma con la corona. Non sarebbe male, non sarebbe per niente male una coroncina a fine video. Ah, e me lo dici così? Raga, io non so se ho mai fatto delle belle corone in questa mappa. Lo spawn è molto buono. Ok, qua mi è andata veramente di lusso. Ok. Oddio, non sono jumpato molto bene perché ho hittato gli altri. Ok, quello là sa fare i jump. Se ci avete fatto caso. Spero che lo faili, sinceramente, anche se non lo so. Attenzione. Ok. Non so se... no ragazzi, non ci arrivo, non ci credo. A parte che ho sbagliato completamente il salto finale, ma niente. Va bene ragazzi, addio per sempre. Spero che vi sia stato utile questo video, ragazzi. Io qua ho da riscuotere il finimondo. Faccio notare 29 giorni 18 ore, il pass è praticamente appena uscito e noi l'abbiamo già finito. Con questo è tutto, io vi saluto, ci becchiamo alla prossima. Un saluto a tutti, ciao belli.